Come si traduce in tedesco il verbo italiano utilizzare? Vi dico subito che non è questo verbo, non esiste, non lo dico nemmeno, non leggetelo nemmeno perché questo verbo non esiste. Potrete scegliere tra tanti altri verbi, il più semplice è sicuramente brauchen. Poi abbiamo gebrauchen, ma abbiamo anche benutzen, benutzen, poi vi spiego la differenza, poi verwenden. Ma ricordatevi, non quello in cima, assolutamente no. Il paradigma di brauchen è braucht, brauchte, hat gebraucht. Posso appunto utilizzarlo sia con le persone che con le cose. Quindi significa avere bisogno. Posso avere bisogno di qualcuno, quindi jemanden con accusativo, oppure avere bisogno di qualcosa. In italiano si dice avere bisogno di. In tedesco si usa l'accusativo. Ich brauche deine Hilfe, quindi ho bisogno del tuo aiuto, Hilfe femminile, in questo caso ho proprio bisogno del tuo aiuto. Ich brauche Geld, ho bisogno di soldi, ich brauche Geld. Oppure posso appunto utilizzare brauchen riferito a una persona, quindi invece di etwas brauchen dirò jemanden brauchen. Avere bisogno di qualcuno con l'accusativo. Ich brauche einen Zahnarzt. Ich habe Zahnschmerzen. Ich muss zum Zahnarzt. Abbiamo quindi visto che aver bisogno si traduce con brauchen, si può aver bisogno di qualcuno, jemanden brauchen, o di qualcosa, etwas brauchen. Però può significare anche utilizzare. Non pensateci nemmeno a utilizzare, utilisire, non esiste, ricordatevi. Dovrete usare brauchen, che è il verbo più semplice, oppure potete usare anche benutzen o benutzen con la diesi, con l'umlaut. Etwas benutzen o de etwas benutzen, che appunto significa utilizzare. Io utilizzo il computer, ich benutze, ich brauche den computer. Ich benutze. Ma che differenza c'è tra ich benutze e ich benutze? Vedete? Cambia con o senza diesi, senza umlaut. Che differenza c'è? Sostanzialmente non c'è nessuna distinzione di significato tra benutzen con o senza umlaut. Etwas benutzen, il paradigma benutz, benutzte e benutz, quindi vuol dire utilizzare. E poi abbiamo benutzen con la diesi, che si usa appunto in Svizzera, in Austria e al sud della Germania, mentre la variante senza umlaut è la variante standard. Utilizzare. Quindi benutzt, benutzte e hat benutzt. Quindi possiamo utilizzare entrambe le parole, du benutzt o du benutzt viele Fremdwörter, quindi utilizzi molte parole straniere. Parole quindi non tedesche ma di origine straniera, Fremdwörter. Poi si cercano sul vocabolario delle parole straniere per capire appunto che cosa vogliono dire. Per dire utilizzare, esiste anche il verbo gebrauchen, che è come brauchen, ma appunto quando si riferisce a qualcosa, etwas brauchen oder etwas gebrauchen. Quindi ich gebrauche den computer, quindi utilizzo il computer. Abbiamo quindi visto che il verbo brauchen ha due significati. Il primo è quello di avere bisogno e l'altro invece è quello di utilizzare. Si usa avere bisogno quando appunto abbiamo jemanden brauchen oder etwas brauchen, quindi avere bisogno di qualcuno o avere bisogno di qualche cosa. Quando invece diciamo etwas brauchen, in questo caso, quindi quando si riferisce soltanto alle cose, è utilizzare qualcosa. Non è quindi mai utilisieren perché non esiste. Quindi avere bisogno, ich brauche deine Hilfe, ich brauche Geld. Ho bisogno quindi del tuo aiuto, ho bisogno di soldi. Riferito a qualcosa. Ich brauche einen Zahnarzt oder eine Zahnärztin, di un dentista o di una dentista. Quindi è riferito a qualcuno. Quando invece si riferisce soltanto a qualcosa, è utilizzare, utilizzare qualcosa. Posso anche dire etwas benutzen oder etwas benutzen,
Sappiamo che Benutzen è la variante regionale del sud. Ich brauche den Computer. Utilizzo il computer. Ich benutze o ich benutze den Computer. Con o senza umlaut. Poi abbiamo anche il verbo gebrauchen. Quando appunto è etwas gebrauchen, è esattamente come etwas brauchen, oppure etwas benutzen, o etwas benutzen. Ich brauche den Computer. Prova ora a tradurre queste frasi scrivendole nel quaderno. Abbiamo bisogno di più esercizi sulle preposizioni. Wir brauchen mehr Übungen zu den Präpositionen. In questo caso ho usato il verbo brauchen, aver bisogno di. In tedesco il verbo brauchen richiede l'accusativo. Ho bisogno di questa informazione. Ich brauche diese Information. Abbiamo bisogno di più tempo. Wir brauchen mehr Zeit. Oggi non ho bisogno dell'automobile. Heute brauche ich das Auto nicht. Heute brauche ich den Wagen nicht. Posso evidentemente anche cominciare con il soggetto. Ich brauche heute das Auto nicht. Ich brauche heute den Wagen nicht. Non utilizzo l'automobile. Qui ci sono più verbi. Ich benutze das Auto nicht. Ich benutze das Auto nicht. Ich gebrauche das Auto nicht. Ich brauche das Auto nicht. Ich verwende das Auto nicht. Non utilizzare questa sedia è rotta. È imperativo. Quindi, benutze diesen Stuhl nicht. Posso anche aggiungere la E. Benutze diesen Stuhl nicht. Er ist kaputt. Benutze diesen Stuhl nicht. Er ist kaputt. Brauch diesen Stuhl nicht. Er ist kaputt. Gebrauch diesen Stuhl nicht. Er ist kaputt. Non ho utilizzato il vocabolario. Qui è al perfect. Ich habe das Wörterbuch nicht benutzt. Ich habe das Wörterbuch nicht benutzt. Ich habe das Wörterbuch nicht gebraucht. Ich habe das Wörterbuch nicht verwendet. Verbrauchen. Verbrauchen è un altro verbo e non significa più aver bisogno, ma significa consumare. Consumare qualcosa. Verbraucht, verbrauchte, er hat verbraucht. Quindi consumare con accusativo. Ich habe das ganze Benzin verbraucht. Ho consumato tutta la benzina. Vedete che il serbatoio è vuoto. Ich habe das ganze Benzin verbraucht. In questo video abbiamo visto che il verbo brauchen significa avere bisogno e si riferisce a una cosa o a una persona. Ich brauche deine Hilfe, ich brauche einen Zahnarzt. Significa invece utilizzare, e non si traduce quindi con utilisieren che non esiste, ma con brauchen, ich brauche den Computer, oppure con gebrauchen, che è sinonimo di brauchen quando appunto si riferisce a qualcosa, ma non esiste riferito a qualcuno, ich brauche den Computer. Esistono anche i verbi benutzen e benutzen. La variante con umlaut è una variante svizzera, austriaca e del sud della Germania. Quindi ich benutze den Computer o ich benutze den Computer. La variante quindi per dire utilizzo il computer, ich verwende den Computer. Poi abbiamo anche il verbo verbrauchen che non c'entra niente, che vuol dire consumare. Ich habe das ganze Benzin verbraucht, ho consumato tutta la benzina.